Siamo stati lieti di supportare l'iniziativa e questa nuova edizione di Salerno Letteratura. Crediamo che l'impresa deve essere vicina al territorio e anche essere vicina a tutte le attività culturali che promuovono anche la lettura, che credo possa aiutare le persone anche ad essere migliori. Il premio letteratore d'impresa in effetti è un'idea che abbiamo un po' mutuato dalla città di Vicenza e di Bergamo, che organizzano un festival delle letterature d'impresa, quindi questo il premio lo organizzano loro. Noi per la verità siamo riusciti ad organizzare questa serata con il supporto degli organizzatori del festival, ospitando due scrittori che sono finalisti di questo premio, rientrano nella cinquina e il premio sarà assegnato, credo, nel mese di settembre-ottobre a Vicenza in occasione del festival delle letterature d'impresa. È sicuramente un'occasione, perché credo che la crescita anche della cultura economica nel nostro paese sia un fatto importante. La ripresa, che parte dalla cultura, dà, come dire, un segno forte alle volontà della nostra città, e credo che in questo caso l'impresa e la cultura abbiano, come dimostra l'iniziativa di stasera, molto in comune. Inutile parlare di impresa culturale. Io ricordo sempre che il giorno dell'insediamento del presidente Boccia al vertice di Confindustria nel 2016, il presidente Boccia volle, oltre che la presenza del ministro dell'industria, che era all'epoca Calenda, ma che è una, ovvio e naturale che sia presente all'assemblea pubblica degli industriali, volle anche il ministro allora della cultura, proprio perché la cultura è un veicolo straordinario anche di crescita economica per il nostro paese, e quindi questo a cascata anche sul nostro territorio. Iniziative come Salerno Letteratura, che la Camera di Commercio che rappresento hanno appoggiato in questo anno, danno, come dire, merito a chi ha avuto una volontà e anche la capacità di fare un'iniziativa così importante di livello nazionale. Ormai basta vedere il panel, e noi che rappresentiamo il sistema delle imprese non possiamo che supportare questo livello di iniziativa, ma allo stesso tempo dire che le imprese e la cultura e l'impresa culturale sono una potenziale ulteriore ricchezza per il nostro territorio, che va sfruttata meglio di quanto sia stato fatto finora. Noi siamo un paese, l'Italia, molto migliore di come di solito viene raccontato. Siamo un paese intraprendente, con moltissime ombre, e però con un'energia straordinaria. E le nostre imprese, radicate nei territori, hanno retto, stanno reggendo e reggeranno la competizione anche sui mercati internazionali grazie ad alcune caratteristiche particolari. Siamo degli straordinari manifattori nell'agroindustria, ma anche nella metalmeccanica, nella chimica e nella plastica. E questa nostra forza sta nel rapporto di cultura politecnica tra il senso della bellezza e della qualità, la tradizione e una spinta costante all'innovazione. Non riguarda tutte le imprese, ma riguarda la parte più dinamica e altre che possono crescere. Siamo in un momento particolare, il Recovery Plan, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, condotto da un governo affidabile e competente, il governo Draghi. E credo che le nostre caratteristiche, appunto i territori, la sostenibilità, la cultura, il senso della bellezza che si vede in questi luoghi a Salerno, sono degli asset competitivi fondamentali. La bellezza e la sostenibilità come asset competitivo. Le nostre imprese ne sono straordinarie protagoniste. Su queste imprese bisogna costruire un racconto. I libri, le immagini, la televisione, le fotografie, anche la musica, perché no? La musica nelle fabbriche e la musica delle fabbriche. E questo percorso può sostenere le nostre possibilità di sviluppo sostenibile.